Cosa sarebbe una chitarra senza corde? Un oggetto senza voce, come un'automobile senza le ruote. Non avrebbe vita né funzione. Questa preziosa chitarra, suonata dal maestro Stefano Grondona nell'Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma, ha una particolarità. Monta corde in budello animale, come si usava nella musica antica. Una tradizione tipicamente italiana che risale alla fine del Cinquecento. I cordai italiani, infatti, artigiani di enorme perizia, erano per lo più originari dell'Abruzzo, terra di pastorizia, con grandi quantità di ovini. Dai paesi Salle, Musellaro e Bolognano, i cordai si sono spostati ovunque nel mondo per diffondere il loro metodo di lavoro. Oggi la lavorazione del budello è rimasta appannaggio di pochissimi cordai. Siamo venuti a Vicenza a visitare il laboratorio di uno di loro. Perché ho fatto il cordaio? Il cordaio è una logica conseguenza della passione che ho per il liuto. È stato forse un caso, forse le corde hanno cercato me. È successo molti anni fa, ormai una quindicina di anni fa. Ebbi un maestro, Arturo Granata, perché quello che si legge sui libri non è sufficiente a insegnare un'arte, bisogna vedere i gesti, i movimenti. E poi scoprì anche che le corde si erano estinte, le corde di budello, per l'avvento dei nylon e per l'avvento di metalli più adatti agli strumenti ad arco. Nonostante tutto, le corde di budello servono ancora, e molto, perché con la ripresa della musica antica, strumenti montati storicamente, hanno bisogno delle corde di budello. Nelle immagini che vediamo vengono riproposte le principali fasi della lavorazione del budello, così come si sono tramandate nei secoli. La scarnatura è la prima fase, così chiamata poiché si comincia a pulire il budello con una mezza canna. Il passaggio a ditale è una fase di ripulitura più accurata, dopo un trattamento con bagni di potassa, la stessa sostanza che usavano le nostre nonne per il bucato. Il taglio avviene quando il budello è ormai morbido e pulito ed è effettuato con uno strumento detto cornetto. Ci sono poi la torcitura e la messa a telaio dei budelli ottenuti. Infine, la levigatura. Per levigare il budello si usavano materiali semplici come l'erba asperella, il crine di cavallo e la pietra pomice. Questa lavorazione è molto faticosa e necessita di quasi un mese di lavoro continuo a contatto con materiali putrescenti e odori penetranti. Oggi gli strumenti musicali montano soprattutto corde in metallo e nylon. I cordai devono rispettare severe norme igieniche e di inquinamento e si adoperano nuovi macchinari. Le rettifiche meccaniche, ad esempio, migliorano la levigatura e accelerano il processo produttivo. Tuttavia, grandi musicisti, come appunto Stefano Grondona, preferiscono ancora per i loro strumenti le corde in budello. Sentiamo perché. Ma per me le corde di budello sono un motivo ispiratore per la ricerca di un suono forse anche al di là della chitarra stessa. Partendo dall'idea che questa chitarra che io suono, fatta da Torres nel 1887, è uno strumento nato con questo tipo di corde, l'uso delle stesse per me ha costituito andare un po' nella direzione del pensiero dell'autore, così come anche garantire una nuova dimensione vocale del suono di chitarra, qualcosa che va a sconfinare nel campo della voce, della gestualità, del porgere il suono, come fosse una parola, come fosse un gesto.